comunicano che c'è tutto il posto di tutte. Cari amici, è per un onore e un privilegio partecipare, sia pure da lontano, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, all'evento di oggi a Montici, quale ospite Movimento 5 Stelle, al quale mi vedono taglie in difesa della fila dei lavoratori e dei giovani. Rivolgo un cordiale saluto non rituale al vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio, ti distingo per capacità professionale, intelligenza politica e integrità morale. A Gerardo della Ragione, all'associazione Fribacoli e a tutti i partecipanti all'evento. Sono fiero di essere parte del Movimento 5 Stelle e di condividerne gli ideali di giustizia sociale e di solidarietà. Sono grato ai militanti del Movimento 5 Stelle per avermi onorato della sua fiducia e recente consultazione. Questo riconoscimento, cari amici, mi basta e mi riempie orgoglio. La crisi del paese è gravissima e travolge le fasce più deboli e indifese della società. Facere la verità significa ingannare i lavoratori e i giovani. Sono aumentate le diseguaglianze sociali anche per le pressioni di potenti lobby che assediano il Parlamento, sicché il cancro della corruzione si è esteso con maggiore virulenza del passato. Secondo la Commissione europea, la corruzione in Italia è una tassa occulta di 60 miliardi di euro ogni anno, metà dell'intera Europa, che cala soprattutto sui lavoratori e sui giovani. E mentre sono irrisolti i problemi della corruzione, è stata approvata una legge truffa sul voto di scambio tra politica e mafia che dilaga a Roma la vergogna mondiale dello scandalo di mafia capitale. Speculare sui poveri, sui senza casa, sui senza lavoro, sui senza reddito, sui bambini e sulle famiglie è quanto di più abietto e ripugnante possa esserci. Ne ha parlato persino il New York Times in America. Lo sforzo del Movimento 5 Stelle di eliminare queste strutture è stato vanificato da una maggioranza sorda a ogni riforma che porti all'ambientamento della corruzione. Nel frattempo riprende la riforma Senato peggiore di quella varata da Forza Italia nel 2003, bocciata col referendum del 2006, in cui il Senato addirittura era eletto dal popolo ed era stato ridotto il numero dei deputati. Oggi invece il Senato viene eletto dai rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni. La legge elettorale tale come porterà a una pericolosa concentrazione dei poteri nelle mani del governo, decisa da un Parlamento delegittimato dalla consulta. La Camera, grazie a liste bloccate, garantisce ai leader parlamentari privi di libertà. Il Parlamento non conterà più, conterà il leader del governo. L'Italicum limita la rappresentanza dell'opposizione con la frode di un enorme premio di maggioranza e di alleanze al primo turno, dando al Premier poteri padronali. Si giustifica la riforma con l'esigenza di governabilità e invece il governo di destra dal 2008 al 2011 ebbe una maggioranza enorme e portò il paese al fallimento. Una dittatura che si ammanta di democrazia. La democrazia, perché sia patrimonio di tutti, deve liberare gli uomini dal bisogno. Chi è schiavo della miseria non può mai essere uomo libero. La libertà potrà esistere solo se si associa alla giustizia sociale. Affinché la giustizia
i loro sacrosanti diritti politici. Noi ripudiamo il sistema che equipara il lavoro ad una merce, con una continua riduzione del salario e la crescente offerta di lavoro dovuta all'aumento della disoccupazione. La maggiore flessibilità del lavoro significa maggiore precarietà. I lavoratori potranno essere licenziati liberamente senza vincoli né oneri di soldi. Questa legge umilia i lavoratori espandendoli più di prima al ricatto dei datori di lavoro. Noi e il Movimento 5 Stelle ci opporremo con forza a questa legge ingiusta. I sacrifici pesano sul popolo italiano in modo disuguale. Vi è una parte del popolo che comprende il professore, il bracciante, la casalinga, il pensionato e il disoccupato, costretto a sopportare tutto il peso della crisi, mentre i banchieri, finanzieri, capitalisti del Stato rifiutano con arroganza non solo di accettare i sacrifici, speculano sulla crisi per aumentare il proprio benessere, rendendo più peroso il sacrificio dei lavoratori, dei senza reddito, dei senza casa, dei pensionati. A queste ingiustizie dobbiamo opporci con forza. Non possiamo restare inerti e sperare che i privilegiati accettino, come hanno fatto i ragazzi del Movimento 5 Stelle, di partecipare ai sacrifici a favore dei più svantaggiati. I più adienti non lo faranno mai, disse Bertini il 18 maggio del 1947, che bisogna costringere le classi a dirvi a pagare con provvedimenti d'atti, compresi i decreti legge e i decreti che pongono la fiducia. Abbiamo bisogno di un impegno politico e sociale del Movimento 5 Stelle. Saremo sempre grati a Peppe Grillo e a Roberto Casaleggio di aver valorizzato con gli strumenti della democrazia diretta una schiera di giovani democratici, capaci e onesti, che sarebbero stati sempre esclusi dai partiti. Siamo grati a tutti quei cittadini che condividono le loro battaglie per giustizia sociale. Non dimenticheremo mai come siamo stati proprio il giorno il Movimento 5 Stelle a battersi con coraggio nell'estate del 2013 contro lo stravolgimento della Costituzione da parte della maggioranza. Sono questi giovani parlamentari, tra cui Luigi Di Maio, Roberto Fico, Carlo Sibilia, Alessandro Di Battista e Carla Gotto, che assieme a tutti gli altri parlamentari si battono non solo contro l'opportunismo dei politicanti e il loro trasformismo, ma anche contro ogni estremismo eversivo. A questi giovani, a tutto il Movimento 5 Stelle, che sono la linfa rinnovatrice della nostra democrazia, chiediamo di agire per vincere le resistenze della maggioranza e diventare essi la nuova maggioranza che si impegna ad effettuare le uniche vere riforme di cui il paese ha bisogno, quelle che ispirandosi al principio di uguaglianza possano ridare dignità e lavoro a milioni di lavoratori disoccupati, ispirandosi a Sandro Bertini che voleva Repubblica laica, sociale, mentre in questa Repubblica porta il primo privilegio più prepotente e arrogante che mai, perché voleva una Repubblica democratica, mentre quella in cui viviamo è democratica solo nella forma, perché in essa le libertà politiche non sorrette da alcuna giustizia sociale si risolvono in un beneficio per una piccola minoranza e in una beffa per milioni di lavoratori. Vado alle conclusioni. Se si vuole una retta e ferma direzione politica che risolve i problemi del Paese, è necessario che essa venga affidata ad un governo che tragga la sua autorità e la sua libertà dalle forze sane e vive del popolo italiano. Da voi, amici del Movimento 5 Stelle, deve partire l'esempio di attaccamento agli istituti democratici, l'esempio di onestà
e i diversi pubblici che sono necessari per risolvere la crisi devastante che opprime la grande massa dei lavoratori, perché il popolo italiano ha sete di onestà, perché l'onestà è più potente della corruzione, perché la corruzione è nemica della libertà e i giovani ci stanno a guardare. Dobbiamo credere nel nostro popolo e cercare di assecondare quelle virtù preziose che lo sospingono verso il lavoro, il progresso, la libertà e l'eguaglianza. Arrivederci, cari amici del Movimento 5 Stelle, e vi ringrazio per il nostro primo appuntamento. Grazie, grazie di questo.